Ciao a tutti ragazzi, oggi vi faccio vedere qualche cosina un po' sparsa. Allora, iniziamo con questo in saldo, vedete, due bellissimi orecchini di fenicottero rosa, quello che volevo io, in offerta 3 € presso l'H&M del centro di Arese, quindi ok per i 3 €, se no costava 7,99. 3 € meglio di così non si può, perché comunque è più del 50%, quindi ok. E questo è il terzo orecchino a fenicottero rosa che sono riuscita a beccare. Alcuni sono piccoli, anzi, due sono piccoli. Tra cui uno non è rosa, uno è rosa ma piccolo, questo qua è più grande. Quindi ok, così ce l'abbiamo di tutte le misure. Poi Blue Spirit, ho preso questi, vedete, 24 €, bellissimi. Io volevo prendere da AliExpress, però vabbè. E questi, molto carucci anche loro. Però sinceramente i miei preferiti sono questi. Li avessi trovati prismatici, cioè olografici, quel bianco che spara tutta la luce, sarei stata ancora più contenta, però niente. Vabbè, accontentiamoci. Poi passiamo a due rubettine della Primark, 3 €. Questi mi piacciono un casino. Questi e anche questi. E anche l'ancora. Mi piacciono tutti tranne questi qua. Questi qua e questi sono un po' banali perché ne ho un sacco, però vabbè. Per 3 € cosa vogliamo di più? Niente. Poi, sempre 3 € Primark. Belli, mi piacciono molto. Poi, ultimo della Primark, 4 €. Guardate quanto sono carucci. Carucci veramente, belli, belli, belli. E ho visto altre cose della Primark che sono ok. Ho visto pure tanta roba all'H&M che mi piace, spero di prenderla. Poi veniamo a un negozio cinese, non mi ricordo quale, forse l'SHV. Avevo preso questi qua, vedete, i tattoo temporanei, e spero di beccarne altri. Se no vi dico, fate un giretto su AliExpress, ne beccate un casino, basta che digitate tatuaggi temporanei. Allora, ci sono due tipi di tatuaggi temporanei. Quelli come questo che vi ho fatto vedere, che se li appiccicate direttamente. Se no, ci sono quelli con gli stencil e i glitter e la colla. In pratica c'è lo stencil che lo appiccicate qua e dovete prendere anche, ops, sto uscendo un attimino fuori dallo schermo, e dovete prendere anche, ops, sto uscendo dall'altra parte fuori dallo schermo, ok. Ah, ripetiamo il discorso. Ci sono i tatuaggi come quello che vi ho fatto vedere e ci sono quelli invece con gli stencil. Quelli con gli stencil, diciamo, costano un attimino di più perché assieme a questo dovete prendere la colla e i glitter oltre allo stencil, quindi dovete prendere tre cose. Io ho visto su AliExpress con 20 euro, avevate, se non mi sbaglio, un 20 stencil più colla, più
più, se non mi sbaglio, uno o due colori di glitter. In pratica, vi ricordate il body tattoo che aveva fatto qualche anno fa la Pupa? Io non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere in un video, però l'avevo preso, l'ho fatto, e aveva lo stencil, il glitter, il pennello e la colla. Allora, in pratica, mettete lo stencil. Allora, dove lo stencil, diciamo, ha il buco per creare il disegno. Ecco, in quei buchi mettete la colla. Allora, la fate asciugare un pochino, però non tutte, poi dopo con il pennellino mettete poi il colore tramite i glitter. E diciamo questo è il funzionamento. Quindi ci sono questi due tipi, però ricordatevi bene una cosa: con l'acqua di mare e il sudore, quello con i glitter viene via più facilmente, anche per quanto riguarda il discorso doccia normale che vi fate in casa. Ve lo dico perché l'ho visto da me, quindi allora, per chi ha un tatuaggio normale, ok, non c'è bisogno di fare queste cose. Per me, che non voglio un tatuaggio normale, ma voglio un tatuaggio temporaneo, perché? Perché mi stanco velocemente del disegno, allora meglio un tatuaggio temporaneo. Poi sinceramente, per come sono io, che ho avuto problemi per i buchi all'orecchio, ho avuto problemi per altre cose, diciamo, di infezione, perché mi ricordo la prima volta che ho fatto i buchi all'orecchio avevo un sacco di infezione che alla fine si sono richiusi e li ho dovuti rifare. Ok, il secondo buco che ho fatto mi ci è voluto un anno per far togliere l'infezione. Quindi vi dico solo questo adesso. Non mi fa più un cavolo di niente, quindi ok. Beh, quindi a maggior ragione di questo non vado a farmi un tatuaggio, che so benissimo che avrei dei problemi, quindi e allora con questo vi saluto, un bacione a tutti, ciao.